16-2014. Al reverendo sacerdote Giacomo Buffolino, salute e benedizione nel Signore. La parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Gussano Mutri risulta vacante per la scadenza della nomina a parroco di Don Pasquale Petronzi. Mentre ringrazio il parroco uscente per il lavoro svolto, sento la responsabilità di provvedere al bisogno dei fedeli con la nomina di un nuovo pastore. Poiché tu, con il vicario parrocchiale, hai avuto modo già di conoscere la comunità e di servirla, con la tua generosa disponibilità, a norma dei canoni 522, 523, 524 e 1748 del codice di diritto canonico e delle deliberazioni della CEI numero 5 del 23-12-83 e 17 del 6 settembre 84, ti nomino parroco ad certum tempus della parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Gussano Mutri Benevento, con tutti i diritti e doveri previsti dal diritto. Abbi cura che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con la omelia domenicale e delle feste di precetto e con l'istruzione catechetica. Favorisci le attività che promuovono lo spirito evangelico anche in ordine alla giustizia sociale. Abbi cura speciale della formazione cristiana dei fanciulli, dei giovani impegnati in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché il Vangelo giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede. Canone 528, paragrafo 1. Pur nella tua autonomia, favorisci e promuovi sempre l'armonia pastorale con il parroco della parrocchia di San Giovanni Battista, perché i fedeli, in un mondo lacerato da lotte e discordie, trovino nella Chiesa una testimonianza viva di unità e di pace. Sarai immesso nel possesso canonico domenica 16 novembre 2014 alle ore 17:30 durante la messa da me presieduta nella chiesa parrocchiale. Nei giorni precedenti emetterai in curia la professione di fede e il giuramento di fedeltà. Il Signore Gesù, per intercessione della Santa Madre di Dio,
e degli apostoli Pietro e Paolo ti benedica e ti assista. Dalla sede episcopale Cerveto San Rita, 1 novembre 2014, solennità di tutti i santi, Michele De Rosa, vescovo, Ciaburri Gaetano, cancelliere vescovile. Del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo. Sì, lo voglio. Voglio adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica. Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano. Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Non sotterrino i doni che tu hai loro affidato, ma li facciano tutti
purificare con solerzia a servizio dei più poveri e sofferenti, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, oggi celebriamo la giornata mondiale delle vittime della strada. Fa che le stragi sulle strade non cadano nell'indifferenza delle istituzioni religiose e civili. Fa che nel ricordo delle vittime e del dolore dei loro familiari vengano promossi il rispetto per la vita e la sicurezza di chi viaggia. Noi ti preghiamo. Thank you.
sorelle, oggi il nostro Vescovo mi ha nominato vostro parroco. Accolgo questa nomina con spirito di servizio e con umiltà. Con queste poche parole voglio salutarvi tutti. Saluto e ringrazio in modo particolare Monsignor Michele De Rosa, nostro Vescovo, per la fiducia che ha posto nei miei confronti. Saluto il signor Sindaco, come anche gli altri sindaci benvenuti in questa mia missione, ecco, al parroco, e nei confronti, ecco, del sindaco, ecco, della zona, un po' per tutta l'amministrazione comunale, con la quale, ecco, mi voglio porre fin d'ora in fiduciosa collaborazione e disponibilità per il bene comune, nella misura in cui essi vorranno e permetteranno. E poi, ecco, saluto inoltre anche le autorità militari presenti. Un saluto particolare e un ringraziamento adesso va al mio predecessore, Don Pasquale Petronzi, per le tante cose belle che ha compiuto in mezzo a voi in questi anni di ministero, e al caro Don Donatello e a tutti i sacerdoti che sono qui presenti. Un grazie va in modo particolare all'Azione Cattolica, sia, ecco, di Cusano, e anche all'Azione Cattolica di Faicchio. Non a caso, ecco, le letture sono state proclamate dai due presidenti, perché, ecco, c'è una bella collaborazione. Poi, ecco, come a Faicchio, ma anche, ecco, qui l'Azione Cattolica è molto, molto viva. E quindi in modo particolare, ecco, ringrazio la comunità parrocchiale, ecco, di Faicchio, ho messo tra parentesi il mio primo amore, ecco, un po' 6 anni, ecco, poi in quella comunità non si dimenticano. È stato molto bello venerdì quando c'è stata l'adorazione, sono andato, bello vedere quei volti sorridenti, quei volti, ecco, mi hanno accolto. Quindi è bello vedere come la comunità, ecco, vive anche il rapporto in modo particolare, ecco, non con Don Giacomo, ma in modo particolare, ecco, con il sacerdote. Ecco, ringrazio, ecco, qui ci sono presenti il parroco Monsignor Gaetano Ciaburri e poi il vice parroco Don Antonio Parrillo, sono stati un po' la guida in questo mio cammino. Un grazie, ecco, va ai comitati festa, che un po' dopo, ecco, la celebrazione ci sarà, come usavo dire a Faicchio, un agape fraterno, un momento di fraternità tutti quanti insieme. Quindi ringrazio, ecco, il comitato di San Pasquale, ringrazio, ecco, il comitato di Sant'Antonio, come anche, ecco, qui anche l'Azione Cattolica per i dolci che hanno preparato. Ringrazio, ecco, il seminario, come anche i ministranti e il coro per l'animazione liturgica. Ringrazio un po' le varie persone che questa settimana mi hanno aiutato un po' a rendere bella questa celebrazione. Un po' in questa settimana abbiamo fatto vari lavori per rendere veramente questa celebrazione bella e anche confortante. Ringrazio in modo particolare, ecco, anche la mia famiglia, che anche se siamo un bel po' lontani, però, ecco, sono sempre vicino. Non nascondo che poi queste settimane, sono state 2 o 3 settimane che non sono andato, a volte, ecco, la forma di battuta di mia mamma quando sono andato l'altro giorno nel dire sei vivo finalmente, nel dire, ecco, a volte come... Però, ecco, un po' come diceva anche il Vescovo, ecco, un po' adesso inizia un po' il cammino, quindi non è che, ecco, non l'attaccamento, tra virgolette, alla famiglia, però, ecco, l'avventura qui, ecco, mi porta a un po' stare anche lontano dalla famiglia, però, ecco, già vedo l'accoglienza da parte di questa nuova famiglia che, ecco, mi ha accolto. Un particolare pensiero rivolgo adesso ai giovani, ai ragazzi, alle famiglie. Mi affianco alle loro speranze per il futuro in questo periodo di crisi e sono vicino alle loro ansietà e preoccupazioni di
di vario genere. Uno sguardo di caloroso affetto va a tutti gli anziani e sofferenti di ogni genere, verso i quali già da tempo è orientata la mia preghiera. Come un mendicante alla porta della vostra casa, così io busso al cuore di ciascuno di voi per chiedervi di accogliermi con amore e di volermi bene. Io già ve ne voglio, e anche se in queste poche righe non vi ho potuto ricordare tutti, sappiate che già da molto tempo ormai nella mia preghiera e nel mio cuore non manca nessuno di voi. Continuate a pregare per me, perché nessuna azione è più grande per i discepoli di Gesù, nessun gesto d'amore ha più significato per un vero cristiano del pregare sinceramente gli uni per gli altri e del volersi reciprocamente bene. Una comunità cristiana non è tale se si dà spazio a invidie, gelosie e a tutto ciò che divide invece che unire. Dobbiamo volerci bene e, come dice spesso Papa Francesco, questo ci fa molto bene. Presto ci conosceremo e spero che ne vorremo sempre di più. Sicuramente questo momento, confrontandomi anche un po' con i vari, un po' anche col padre spirituale, sicuramente forse mi sto dimenticando di qualcuno, però ecco, il ringraziamento va a tutti. Adesso non so, mi pare che ho ringraziato il sindaco di Faicchio, anche l'amministrazione di Sant'Agata, non nascondo che c'è un po' di confusione, però ecco, il grazie va un po' a tutti voi qui presenti, perché veramente ecco, questo cammino sia fatto insieme, perché ecco, da oggi in poi, da domani, ecco, dobbiamo metterci a braccetto e camminare insieme per farci e farvi scoprire la bellezza di quell'amore. Veramente grazie ancora. Consiglio del Comune per vivere questo momento di festa che comandiamo.